Permettetemi però prima di tutto sottolineare che non vuole essere polemica. In questi giorni abbiamo sentito pronunciare spesso e forse in modo inappropriato e retorico la parola costruttori. Non voglio entrare nel merito delle vicende nazionali, stamattina forse ne sapremo di più. In ogni caso mi auguro solo che questa fase di profonda incertezza finisca al più presto, perché il governo del nostro Paese non può permettersi questa debolezza nel momento in cui deve vaccinare milioni di persone e presentare all'Europa una proposta seria di recovery plan. Qui invece non abbiamo perso tempo in chiacchiere polemiche, ma da buoni lombardi ci siamo rimboccati le maniche e con rinnovato slancio abbiamo continuato a lavorare avendo in mente un solo grande obiettivo: costruire presente e il futuro per i nostri cittadini e per le nostre imprese. Tra queste sfide certamente il welfare è il primo fronte di attenzione. Abbiamo affrontato i durissimi mesi di pandemia con serietà e impegno, raggiungendo risultati importanti nel rallentare e contenere il virus, ma continueremo a mantenere alta l'attenzione per vincere la battaglia. Ma allo stesso tempo stiamo lavorando per rivedere il sistema sanitario nel suo complesso, a partire dalla revisione della legge regionale 23, avendo soprattutto come obiettivo quello di potenziare il presidio sanitario sui territori e parallelamente per realizzare nel modo più efficiente il piano di vaccinazione anti-Covid, che a dispetto della vulgata diffusa dai media, ad oggi vede la Lombardia come prima regione in Italia sia per numero assoluto di vaccini somministrati che in termini di somministrazioni giornaliere. Credo sia oggettivamente evidente che la Lombardia e i Lombardi hanno fatto e stanno facendo la loro parte con responsabilità e spirito di sacrificio. Per questa regione ritengo che l'assegnazione della zona rossa sia fortemente e ingiustamente penalizzante per la nostra regione. Come anticipato nei giorni scorsi, abbiamo presentato perciò ricorso al TAR contro la decisione del Governo e chiesto al Ministro di rivedere i parametri che regolano questa decisione così impattante sulla vita dei nostri cittadini e delle nostre imprese. Mi auguro davvero che presto possa riunirsi di nuovo il tavolo di confronto con le regioni per rivedere con il ministro Speranza i parametri di riferimento, richiesta che era già stata avanzata dalla conferenza delle regioni. Siamo anche ben consapevoli delle pesanti conseguenze che l'epidemia ha prodotto sulle nostre attività economiche. Il nostro impegno è dunque il rilancio di tutto il sistema produttivo e le scelte così nette e coraggiose prese nei mesi scorsi lo testimoniano chiaramente.